Questa mattina siamo con Luigi Beretta a raccontare un altro pezzo di questa storia di 60 anni di atletica che stiamo ripercorrendo in questi mesi. Luigi Beretta è un saronnese che ha frequentato assiduamente i campi sportivi negli anni 60 e 70, dopodiché si è dedicato ad altro. Cominciamo a presentarci. Quando sei nato, dove sei nato e quando hai iniziato a fare atletica? Allora, 20 ottobre 49 e ho iniziato a fare atletica con le solite corse scolastiche. Classici campionati studenteschi, classici campionati dove qualche responsabile dell'atletica, in particolare il signor Girani, ecco, che vedendo i risultati di queste fasi di velocità, fasi di salto in lungo, ogni tanto veniva a pescare qualche ragazzo e diceva: dai, vieni al campo che facciamo un po' d'atletica. Il tutto è nato in questo modo. La genetica veloce però me la ricordo anche da quando ero bambino, ecco, perché si facevano le corse, si giocava la cosiddetta stecca, che adesso non si usa più. E allora si era la stecca? La stecca erano delle gare competitive tra ragazzi dove si andava a toccare una meta e poi bisognava ritornare senza farsi colpire o toccare dal compagno dell'altra squadra. Ecco. Però ecco, le doti, io dico, veloci si nasce perché è questione di fibre, fibra rossa resistente e fibra bianca veloce. La genetica mi ha dato delle fibre veloci. Eravamo quindi negli anni 65, 64, 66. 65, sì. Poi nel 66-67 siamo arrivati all'Atletica Saronno. Dunque con direi la presenza di un altro promotore che era il professor Cesari, istituzione della nostra atletica che seguiva i ragazzi, ma era soprattutto un umano, non era solo un allenatore, quindi dava stimoli di vita, dava la voglia e l'incentivo di fare una disciplina che poi nel tempo è diventata una passione e successivamente è diventata una professione, ecco, sotto questa fase. Quindi il professor Cesari che ci ha instradato, ci ha stimolato e ci ha dato delle metodiche, delle metodologie tali da riuscire ad esprimere quello che un soggetto aveva come patrimonio genetico. Prima gli ostacoli, poi ad un certo punto passi alla velocità che diventa il... Sì, prima gli ostacoli perché ero qualitativo sull'ostacolo, cioè aveva un buon passaggio e difatti in quei tempi esistevano delle distanze che al momento forse non esistono più, senz'altro non esistono più, avevamo i 250 ostacoli ed erano ostacoli bassi, quindi a mio agio non è che sono tanto alto, è 1,70, quindi di conseguenza quegli ostacoli non sono creavano stati problemi, alti 76, 76 centimetri, sì. Quindi 250 ostacoli con la quinta prestazione italiana dell'anno. A livello allievi. L'anno dopo la categoria allievi era stata prolungata di un anno e di conseguenza poi dai 250 siamo passati ai 300 ostacoli. Sono rimasto negli ostacoli, erano sempre bassi e mi ricordo che quell'anno avevo la miglior prestazione italiana dei 300 ostacoli, 39-2. Finale ai campionati italiani, allievi a Roma, Olimpico. Facciamo le batterie, facciamo le semifinali, finali, nel riscaldamento delle finali, crampo, tensione, alimentazione, io dico anche alimentazione perché una volta l'alimentazione non era per niente seguita, ci usciva, si andava in trasferta, si mangiava un piatto di riso e dai, e questa è la rovina degli atleti, ma al momento non esistevano direi degli studi scientifici che dicevano questo, e ok, in finale sesto per rinuncia poi alla fine perché un crampo a 150 metri mi ha bloccato. Quindi quell'anno, però miglior prestazione italiana allievi dei 300 ostacoli. E qualche toccata sui 300 piani, ma i 300 sono lunghi per un soggetto non dotato di grossa resistenza. Anche al momento non facevamo grossi lavori di resistenza, quindi 300 metri per un velocista potevano essere, direi, estremamente lunghi. Nel contempo, dalla fase degli ostacoli, mi ricordo che ai campionati Liberta si faceva anche il salto in lungo, e quindi ero sufficientemente qualitativo e ho vinto un titolo italiano Libertas, oltre da allievo, sì.
Ok, categoria allievi finita e poi dopo c'è il balzo, perché da allievi si passa a juniores, allora le distanze cambiano e diventano 400 ostacoli. Gli ostacoli diventano alti, accettabili, però sono sempre 91 cm, 110 impossibili da farsi per l'altezza. E allora cosa facciamo? Ci alleniamo e d'inverno un po' di salto, un po' di corsa, un po' di salto, un po' di corsa e si esordisce con dei 100 metri. 100 metri, mi ricordo all'arena, abbiamo una batteria e sono in batteria con Ottolina. Un nome, un'istituzione super nazionale di Gallarate, l'ottimo Sergio, ha fatto un paio di Olimpiadi ed era quasi agli sgoccioli, però si divertiva ancora a correre e aveva sempre... Siamo nel 1960? 68, sì. Okay. Allora, batteria, pronti via, parto. Ottolina prende 3 metri in partenza e dopo 30 metri fa il classico gesto. Lasciano andare. Ok, quel giorno ho realizzato il 10.8. Il 10.8 che è stato così, il là per farmi iniziare a fare la velocità. Abbiamo abbandonato il lungo e abbiamo proseguito tutto l'anno con questi 100 metri con discreta soddisfazione. A livello juniores, poi campionati italiani juniores a Firenze e negli juniores c'erano... allievi e atleti, cioè c'erano atleti con 2 anni in più rispetto a noi, quindi io ero il primo anno e arrivo, vinco la finale dei secondi con 10-9. Poi da lì vari raduni perché hanno tentato un esperimento in Italia. Allora, i velocisti, i secondi arrivati dei velocisti, i secondi finalisti, i secondi finalisti dei 200, dei 400, degli 800, ci hanno mandato in raduno per 3 settimane a Marcena di Rumo, dove c'erano tutti gli esperti del fondo, da Margaria, i vari allenatori, che tuttora lavorano nell'ambito della maratona, perché serviva rendere un po' più ampio il settore della velocità prolungata, quindi dei 400 e degli 800, quindi eravamo circa 20-24 atleti che hanno passato quelle 3 settimane in altura. Tante 3 settimane. 3 settimane tante in altura e poi ci hanno fatto tutti i test fisiologici, ma su di me hanno capito che non era possibile fare un cambio di fibra. Ecco. Ma se, il ricordo era che tutti i ragazzi che hanno fatto questo raduno allenandosi sulla resistenza, nessuno è riuscito a fare il passo successivo. Quindi passare i centisti dai 200, i 200isti dai 400, i 400isti agli 800 o 1500. Quindi non è stato un grosso esperimento, però loro hanno tentato a livello nazionale. E lì finisce la stagione. Secondo anno junior. Siamo nel 69. Siamo nel 69 e direi lì vinco un titolo italiano juniors nei 100 metri e arrivo secondo nei 200, questo a Napoli. E quell'anno si riusciva, ecco, c'è stata la prima convocazione in nazionale juniore, se andiamo a Italia, Jugoslavia e Polonia, a Zrenjanin in Jugoslavia. Vinciamo la staffetta 4% con un ottimo 40,6 decimi. Allora i tempi erano ancora in decimi, non erano in centesimali, quindi era manuale e non elettronica la misurazione. Da lì facciamo una seconda nazionale, il ritorno dell'incontro a Livorno, anche lì mi piazzo secondo nei 100 e vinciamo sempre la staffetta, stabilendo ancora ulteriormente il record nazionale juniores. E poi la stagione finisce con un 10-7 e un 21-9 sui 200. Era un problema di resistenza, chiaro. E a questo punto mi sembra di capire che te ne vai da Saronno. No, non andiamo da Saronno, abbiamo un altro anno juniores, io ho fatto la categoria juniores qua a Saronno. Il secondo anno abbiamo ancora delle nazionali juniores, perché il secondo anno arrivo secondo nei 200 e secondo nei 100 sul filo. I tempi erano 10-6 e 21-6, quindi sempre nell'ambito nazionale juniores,
con delle discrete risultanze. Ecco, quell'anno poi si figurava nella classifica nazionale con un 10-6, era la sesta prestazione italiana dell'anno, a livello assoluto, a livello 10-6. Ok, poi si fa il passo. Vedo. Fermo, facciamo un riassunto a Saronno. Quindi, Saronno vinci un titolo italiano. Sì, titolo italiano. Due maglie della nazionale, no, due, di più. Due juniores e una assoluta. E abbiamo fatto Italia-Svizzera a Lugano. E mi ricordo che i nostri accompagnatori, posso fare i nomi perché c'era Pier Migliorini che era sempre l'accompagnatore ufficiale, Nando Girola, quelli che ci scorazzavano per tutta Italia con dei grossi sacrifici, ecco, cioè pensando a postere, noi al momento non lo pensavamo, però a loro la passione gli faceva sacrificare le loro libertà, togliendo tempo forse alla famiglia e ai figli, ecco. I certo. Tempi non ci pensavamo, però effettivamente sono stati di grossissimo aiuto e di grande stimolo, ecco, perché ci incentivavano, ci invogliavano, ci facevano sentire, direi, a nostro agio in tutte le situazioni. Anche quando si andava in trasferta, l'Atletica Saronno ci ha sempre trattato con i guanti. Una volta era Atletica, Libertà Saronno. Passiamo alla SNIA, tu e Castelli. Sì. Passiamo e alla SNIA. Diciamo che ho raccolto un grosso disappunto a Saronno per questo vostro passaggio alla SNIA. Allora, noi avevamo la possibilità di finire in una società. Inizialmente ero stato contattato dalla Propatria e con la Propatria avevamo quasi concluso, perché poi subentrava la fine delle scuole superiori, il passaggio e l'eventuale o mondo del lavoro all'università. In quel campo loro potevano offrirmi anche dei lavori sufficientemente qualitativi per poter praticare sia l'atletica e proseguire nel campo del lavoro. E poi invece si è fatta avanti la SNIA e la SNIA al momento era una società top di prestigio con i vari Preatoni, Sguazzi, Robello, Tracheglio, Fusi, cioè tutta la nazionale era SNIA. E allora siamo finiti entrambi in SNIA. Cosa posso dire? Ok, quando ci si allenava, sacrifici erano sacrifici, perché nel frattempo io avevo incominciato a frequentare l'ISEF, una volta era ISEF, non era Scienze Motorie. Allora si frequentava l'ISEF, ai tempi le frequenze erano notevoli, perché avevamo pochissima libertà. E poi dove ci si allenava? Ci si allenava o all'Arena o al Pirelli, Viale Zara. Quindi si andava all'ISEF, si andava ad allenarsi e si tornava 9, 9 e mezza di sera ed erano, direi, discreti sacrifici. L'ambiente era un ambiente ottimale, però io posso dire che gli allenamenti erano forse un po' improvvisati ai tempi, perché c'erano dei numeri uno da seguire e noi arrivando giovani eravamo un po' non sacrificati, ma forse l'allenamento anche ai tempi non era così personalizzato come effettivamente adesso si può seguire. Però nonostante il tutto riesco a fare un 10-6 e un 21-6 in SNIA. Abbiamo vinto i campionati italiani di categoria per quanto riguarda le staffette. Una volta esistevano i campionati, esistono ancora i campionati italiani di staffette? Forse sì, forse no. Ecco. Non propriamente. C'erano delle giornate dedicate proprio alle staffette. Ecco. E poi da lì, proseguendo l'ISEF, proseguendo poi si incominciava a insegnare, il tempo rimaneva poco e abbiamo detto, appendiamo le scarpette al chiodo. E le abbiamo appese. Ecco, 22 anni senza rimpianti sotto questa fase. No, l'unico rimpianto, pensando alla posteri, poteva essere questo. Nel momento in cui avrei dovuto fare il militare, avevano già quasi firmato, preso accordi con i carabinieri. I carabinieri che una volta avevano il gruppo sportivo con sede a Bologna, però loro lasciavano allenarsi in sede. Ecco, forse il rimpianto è questo, perché qualche atleta che è passato a fare il servizio militare a 360 gradi si allenava. E qualcuno è finito le Olimpiadi, cioè era gente che arrivava quasi sempre dietro, tipo un Guerini, ecco, sotto questa fase. Cioè il servizio militare gli ha dato un là qualitativo perché potevano dedicarsi
a 360 certo. gradi tutto il giorno agli allenamenti, certo. cosa che noi facevamo solo la sera, e poi c'erano altri interessi, non altri interessi, altri impegni, c'era lo studio e c'era altre fasi da fare, la logistica che non era così comodo. Ecco. Allora facciamo un salto, ti diplomi all'ISEF, cominci a lavorare, immagino, ma cominci a fare il tecnico. Sì, cominciamo a fare il tecnico. E torni a Saronno. Sì, inizialmente in SNIA abbiamo creato un centro sportivo a Ceriano, poi da lì c'era collaborazione con Cesano Maderno e poi Saronno direi, era qualcosa che mi rimaneva nel sangue. Allora con i vari responsabili, dal presidente al signor Reina, al Francesco Radice, abbiamo fatto un accordo per allenare l'Atletica Saronno ai tempi. Ci facciamo qualche riflessione su quegli anni? Sì, pochi ma intensi. Avevamo un grosso atleta, Luciano Aceti, che si è mantenuto tale, ecco. Solo grosso. Con delle discrete prospettive, e abbiamo lavorato per un paio d'anni con questi ragazzi. L'interesse tanto, da parte nostra c'era entusiasmo, eravamo un gruppo anche noi come allenatori uniti, cioè tutti ex atleti che avevano frequentato l'ISEF. Parlo di Enrico Banfi, parlo di Giuseppe Facotti, parlo di Enrico Vacca. Luigi Vacca, sì. Due di questi purtroppo ci hanno lasciato, ecco, sotto questa fase. Però l'esperienza è stata estremamente positiva sotto questo aspetto. Un pensiero sui due che ci hanno lasciati. Allora, Luigi era il cosiddetto pezzo di pane di ragazzo, nonostante fosse strutturato, grande e grosso, che inizialmente poteva incutere un certo timore riverenziale, era un ragazzo estremamente alla mano, estremamente gentile, sempre collaborante e sempre disposto a sacrificarsi per l'atletica. E il povero Enrico così ci ha lasciato di botto in un incidente stradale, e si era aperta una grossa collaborazione, poi insegnavamo nella stessa scuola, all'ITIS di Saronno, quindi c'era un grosso feeling. Purtroppo la vita non è stata generosa nei suoi confronti. Ecco. Questo è il ricordo che ho di Enrico, persona squisita, sembrava inizialmente un po' introverso, però poi quando si entrava in sintonia era una persona disponibilissima a tutto. E ad un certo punto si chiude questa vicenda, e cosa ha fatto Luigi in questi si chiude questa ultimi vicenda, 30 anni? Sì, perché gli impegni sono diventati tanti e stressanti, cioè una cosa va fatta bene, altrimenti vale la pena non farla. Quindi l'atletica mi portava via troppo tempo. Poi avevamo aperto un'attività di palestra, si collaborava con la scuola tennis a Saronno, dove abbiamo creato le prime scuole tennis. E allora direi rimaneva la scuola, l'insegnamento alla scuola e poi l'attività di palestra. Partendo dal piccolo, poi dopo ci siamo un attimo ingranditi e abbiamo fatto sempre esperienze estremamente positive. Cioè, il fine nostro qual è? Cercare di far capire al soggetto, all'atleta, al paziente che si presenta in palestra, che si può fare dell'attività con grossi benefici dal punto di vista circolatorio, dal punto di vista cardiaco, dal punto di vista articolare. E adesso mi sto buttando ormai da 10 anni a questa parte, quando hanno incominciato a creare il dottorato in scienze motorie, quindi mi sono rimesso in discussione nel 2000 e ho rifrequentato dopo il concorso per un anno la facoltà di scienze motorie. Da lì siamo riusciti a passare alla fase successiva e adesso mi sto buttando nel campo della propriocezione. E cos'è la propriocezione? Qualcosa che tutti, cioè di questa fase tutti ne parlano, poi in fin dei conti non riescono a concretizzare cos'è la propriocezione. Ce lo spieghi questo? Sì, non in quattro parole, sarebbe un discorso lungo, però la propriocezione è praticamente la centralina elettronica del nostro sistema. Quando correvamo noi si pensava ad avere una buona resistenza, una sufficiente elasticità, basta, chiuso, finito tutto. Invece a monte c'è questa centralina elettronica che è quella che comanda il nostro sistema.
Noi con queste, come vedete qua dietro, abbiamo una serie di computer sui quali lavoriamo per reimpostare il controllo motorio, la postura, l'atteggiamento corretto, la pulizia di ogni gesto, che può andare dal ragazzino che ha problematiche nell'ambito della camminata, della corsa. Quanti ragazzini corrono e inciampano nei loro piedi perché non hanno una gestione corretta? Quanti adulti, anziani, parlo, gli anziani cadono, ma cadono perché? Non tanto perché cadono su un cosiddetto osso che noi chiamiamo l'osso di formica, che non ne hanno di ossa, né niente cadono, inciampano in qualcosa, proprio perché questi canali non sono stati riattivati, non sono mai stati messi in discussione, non sono mai stati valutati. Noi forse ogni anno, ogni due anni andiamo dal gommista e facciamo fare l'equilibratura del sistema, quando la gomma si consuma in maniera anomala, andiamo dal gommista e lui mi rimette in asse, ok? E noi facciamo la stessa cosa, apriamo questi canali della percezione, cioè se noto che un soggetto cammina in maniera scorretta, perché a lungo andare, se la camminata scorretta crea dei problemi, prima o poi è un gatto che si morde la coda, perché parte da sotto, arriva alle ginocchia, arriva alle anche, arriva alla schiena. Quindi noi a monte facciamo questo discorso, ma questo sistema lo usiamo non solo per prevenire le cadute dell'anziano, ma soprattutto per pulire i gesti di tutti gli sportivi. Pulire i gesti vuol dire fare un gesto più ergonomico, meno dispendioso e soprattutto più qualitativo, facendo questa pulizia. E uno dice, ma io come sono? Okay. Noi facciamo dei test e da lì diamo un resoconto della situazione effettiva in cui si trova il soggetto. Noi sotto l'arco plantare abbiamo dei propriocettori che mi trasmettono la sensazione, la percezione dello stato in cui sono, dell'appoggio. Se è un appoggio interno, un appoggio pronato, supinato, un appoggio in eccessiva flessione dorsale. Quindi una volta che abbiamo fatto questa indagine, poi al di là di misurare, ma misuriamo, siamo in grado di riprogrammare il sistema. Allora, questo è un sistema col quale stiamo lavorando. Da 7 anni a questa parte, pensate che il Basket Cantù ha ridotto dell'80% gli infortuni. Su una squadra di basket di Serie A ridurre dell'80% gli infortuni è per loro un grosso investimento, prima monetario, perché gli atleti non si fermano, non hanno pause. E soprattutto da quest'anno stiamo lavorando con la collaborazione di due squadre dell'NBA, gli Utah Jazz e i San Francisco Los Angeles. Questi hanno acquistato questo sistema e lo utilizzano per testare le prime scelte che arrivano dalle università, cioè verificare se il soggetto che arriva è un soggetto sano. Spesso e volentieri arrivano reduci da infortuni, ma come fai a valutarlo? Lo valuti articolare, lo valuti a livello muscolare, ma e poi la centralina come sarà? Troviamo delle cose paurose, come disastri che esistono a livello articolare. Troviamo dei crociati operati 30 anni fa che dal punto di vista propriocettivo sono zero, cioè da quella parte dove è stato operato il soggetto è, noi diciamo in gergo tecnico, cieco e sordo. Vuol dire che in situazioni critiche la sua centralina, il suo processore è talmente lento che non riesce a riprogrammarsi e di conseguenza il rischio quale può essere? Farsi male. Certo. Ecco. Noi facciamo anche a livello sperimentale, perché con questo gruppo di Torino, che è l'International Society of Proprioception and Posture, ideata e programmata dal dottor Riva, facciamo lavoro di ricerca. Ultimamente ho appena testato una squadra di basket di ragazzi forti e liberi di Monza, 50 ragazzi abbiamo testato. Questi test noi li facciamo nell'ambito della ricerca, quindi li facciamo gratuiti. Se qualche atleta, e lo dico esplicitamente, volesse avvicinarsi per fare un test e per capire in che condizioni sono, glielo facciamo volentieri. L'anno scorso abbiamo testato la squadra agonistica della Corrias, ginnastica artistica di Saronno. Dopodiché abbiamo omaggiato una riprogrammazione propriocettiva ai due migliori atleti che avevano, proprio per fare una pulizia del gesto. Ma in certe situazioni anche l'allenatore non si rende conto in che situazioni sono i soggetti, perché non è leggibile questa fase. Visivamente uno dice sei preciso, non sei preciso. Cioè il soggetto propriocettivo è il soggetto che quando si muove, quando corre, ha la classica gestualità. Quando dicevamo guarda come corre bene, questo è un soggetto propriocettivo. Certo Fiasconaro non correva bene. No, va bene. Ma ai nostri tempi non c'erano, ecco, queste andiamo a chiudere metodologie.
Diciamo che 65 anni quest'anno, farà qualche giorno. Tra un mese, sì. 65 anni di sport, sostanzialmente. 65 anni di sport, pensato perché nel momento in cui ho fatto la scelta di scienze motorie mi sono domandato, ma io come faccio a resistere nello sport fino a 65 anni? Quando devo dare qualcosa ai ragazzi anche giovani, soprattutto nell'ambito dell'insegnamento? Cioè noi vedevamo degli insegnanti che passavano il tempo regalando la palla ai ragazzi, divertitevi a scuola, da noi non è mai successo ai tempi. E il mio pensiero era, ma a 65 anni, prima sarò ancora proponitivo nei confronti di questi ragazzi? Ci ho pensato 6 mesi prima di fare questo passaggio alla cosiddetta ISEF. Però sono soddisfatto delle scelte fatte. Ecco, perché? Perché tuttora sto vivendo un momento di realizzazione mia, di realizzazione nostra, del gruppo scientifico della propriocezione, perché anche qua tra 2 sabati abbiamo un corso per instradare medici, fisioterapisti, operatori nel campo dell'atletica, laureati in scienze motorie che vogliono conoscere questo sistema. Lavoriamo con grosse squadre anche di Serie A di calcio. 3 anni fa l'Udinese si è costruito un sistema del genere, ha acquistato un sistema del genere. Se vi ricordate l'Udinese 3 anni fa, ai tempi di Sanchez, era una squadra che faceva paura a tutti. Però soprattutto noi lavoriamo nell'ambito dei recuperi, nel recupero dei crociati, nel recupero dei menischi, nel recupero delle colonne vertebrali. E il più grosso utilizzatore di questo sistema 10 anni fa è stato Montella, che è l'allenatore della Fiorentina. Montella, Vucinic, ha recuperato il crociato su questo sistema. Ecco, tuttora lavoriamo col basket, ma soprattutto nel campo dell'atletica abbiamo lavorato con la De Martino, saltatrice, quando ha vinto il titolo, in televisione pubblicamente il compagno allenatore ha ringraziato il dottor Riva per la possibilità che ha avuto per gestirsi questa fase qualitativa. Abbiamo lavorato con Fassinotti, l'altro saltatore in alto campione italiano, e stiamo lavorando da 3-4 mesi a questa parte con la Trost. Il salto in alto hanno avuto queste fasi estremamente qualitative, ecco, lavorando proprio su questo sistema propriocettivo. Grazie Luigi. Grazie a te Luciano, bocca al lupo e buon proseguo dell'atletica, visto che la vivi ancora intensamente e riesci a dedicare ancora tanto tempo. Io purtroppo non ho tanto tempo, posso solo offrire direi la mia collaborazione, e se i ragazzi così a passante volessero venire parleremo magari e gli omaggio un test propriocettivo in modo tale che anche l'allenatore si rende conto in che situazione è soggetto. Sappiate che se un soggetto quando dai nostri test risulta disastrato vuol dire che questo ha un'infinità di margine di miglioramento, perché noi gli puliamo il gesto. Purtroppo se il soggetto nasce già qualitativo possibilità di miglioramenti sono poche, però riusciamo sempre a fare un'ulteriore pulizia e direi azione raffinata della gestualità.